Ulma è un'azienda che nasce oltre 50 anni fa, nelle province basche, in Spagna, da un gruppo di persone che hanno deciso di fondare una cooperativa fatta dalle persone e per le persone. Da quel momento Ulma inizia un percorso molto proficuo, abbiamo fatto tanto cammino fino a qua e siamo arrivati ad essere un'azienda internazionale veramente di grande respiro, con 20 filiali nel mondo, un fatturato che supera i 240 milioni di euro e una esperienza nel settore ortofrutticolo principalmente, ma in tutto il food in generale, veramente di alto livello. Siamo inoltre un'azienda che ha delle caratteristiche molto particolari e peculiari, in quanto siamo nel packaging a più livelli, molto trasversali anche nel settore di riferimento delle macchine, in quanto produciamo macchine flow pack, sia orizzontali, che sono il nostro fiore all'occhiello, che verticali, ma siamo veramente ai primi posti nel mondo anche nelle termosigillatrici e nelle termoformatrici. Quest'anno ci troviamo qui al Macfruit, in questa occasione di appuntamento internazionale di veramente grande soddisfazione, con un premio che ci viene assegnato proprio per la alta valenza internazionale di Ulma nel mondo. Questo ci dà veramente un grande orgoglio, perché è il frutto e la soddisfazione del nostro lavoro. Anche quest'anno in fiera presentiamo delle forti innovazioni. Una prima innovazione che vedete alle mie spalle è una macchina di confezionamento in termosigillato, grande moda del momento, ad alta velocità. Noi credo di poter dire senza falsa modestia che è l'azienda che produce macchine di termosigillatura con le migliori performance in questo momento sul mercato. Abbiamo presentato inoltre una macchina flow pack per il confezionamento dei prodotti sfusi, principalmente mele, kiwi, arance, limoni. Anche questo frutto di una moderna trasformazione del mercato distributivo, che sta cercando di ridurre il più possibile l'utilizzo di plastica e quindi l'eliminazione del vassoio di contenimento dei prodotti. Ulma presenta in fiera anche la nuova confezionatrice verticale Ulma VT 640, che associa adesso un brevetto che sarà sicuramente molto apprezzato, l'anello Venturi. L'anello Venturi serve per ridurre il volume nel confezionamento e migliorare le performance di velocità nel confezionamento della quarta gamma vegetale.